Buongiorno, eccoci qua, come sempre di sabato per un'altra puntata di Biazantes E con chi? In compagnia di Bruno Lombardi. Ciao Bruno, buongiorno a te. Ancora una volta bentornato. Grazie ancora. So che oggi mi devi parlare di ingegneria, ma non legata ai nostri tempi, ma addirittura ingegneria nuragica. Pozzi, sì. sacri, insomma, tutte, sacre, certo. tutte queste cose qua. È bene. bene. Beh, visto che in questo viaggio di Biazantes abbiamo parlato di nuraghi, abbiamo parlato di menhir, insomma abbiamo dedicato un po' no, alcuni aspetti di questa grande civiltà che fa parte della nostra storia, era interessante legare a questi aspetti delle puntate precedenti appunto l'acqua, l'ingegnere che lavora, le imprese, la parte del medicamento. Legarle e parlare di un aspetto interessante che riguarda i pozzi e le fonti sacre di Sardegna. Sono due aspetti architettonici dell'antica cultura nostra, stiamo parlando intorno, diciamo così, per capirci al 1200 a.C., almeno certamente è una fase dove i nuraghi non vengono più eh, costruiti e c'è questa grande apertura culturale che si vede in questo aspetto architettonico quindi parliamo di eh, grandi templi perché sono strutture appunto templari non se vogliamo, sono queste dove l'elemento principale non è solo eh, la roccia lavorata è in alcuni casi, in diversi casi anche ben lavorata Magistralmente lavorata come nei casi non so di Santa Cristina o di Predio Canopoli appunto a Perfugas, ma anche direi anche di Irru a Nulvi, che è un pozzo molto molto particolare, è un, un luogo veramente interessante. Ma poi vediamo anche l'elemento dell'acqua. Quindi è un ambito legato all'aspetto del medicamento, se vogliamo, dell'acqua o della cura attraverso questo eh, elemento che è un elemento che poi è comune dal punto di vista della medicina, se vogliamo ritornare a questo termine, di varie culture ovviamente, no? eh, già da, da secoli o da sempre se vogliamo, anche perché comunque dal punto di vista fisico è stata sempre riconosciuta, anche se la scienza magari non era nata millenni fa, perché comunque l'acqua è vita. Quindi eh, il rapporto tra uomo e acqua è praticamente antico quanto l'uomo stesso, anzi è più antico anche quello dell'acqua. Nell'ambito nuragico noi vediamo questa bellezza che abbiamo in Sardegna che è ancora forse ancora tutta da scoprire o da approfondire. C'è anche un altro ambito templare legato a questo aspetto che è la rotonda nuragica così chiamato, che è un altro tipo di tempio che magari oggi ovviamente non potremo parlarne. Quindi vediamo nei pozzi e nelle fonti questo aspetto, soprattutto nei pozzi di una scala monumentale che va all'interno appunto della terra, va al di sotto, no? Della terra, del piano terra per avvicinarsi a una fonte che spesso è sorgiva o comunque legata a un aspetto sorgivo. Infatti, non in tutti i pozzi c'è la sorgente che arriva direttamente lì. Poi ci sono alcuni luoghi, come per esempio su Dem di Orune, che presentano una mini diciamo così, scala, quindi sarebbe più simbolica, dove vediamo però un'architettura anche lì molto molto ben definita che dimostra la conoscenza tecnica di queste persone. E anche quindi la conoscenza del rapporto di come deve essere pulita quest'acqua tenuta pulita, pura no? in questo ambito. È vero anche che dovrebbero essere dei luoghi legati anche ad un aspetto civile no? di uso civile, o magari alcuni di questi luoghi, come per esempio magari anche la fonte di Sudempeso, magari all'inizio prima di diventare un tempio, un luogo sacro, magari era più prettamente un luogo di, non so, dove attingere dal punto di vista civile no? questo prezioso eh, liquido. Ecco che vediamo quindi un Sardo che fa delle offerte, soprattutto della bronzistica figurata nuragica, per avere qualcosa alla divinità o alle divinità. Noi ovviamente non possiamo ancora oggi sapere esattamente se c'è un Pantheon, diciamo così, legato a quell'aspetto templare oppure un dio o una dea soltanto in questo luogo. Ma la cosa più bella che mi farebbe piacere oggi, appunto, ribadire è che. Il visitatore oggi può andare a riconoscere e vedere un aspetto antico della nostra civiltà, che è appunto la Sardegna, un museo a cielo aperto, per rivalutare anche quelli che sono i luoghi ambientali legati a questi, a questi posti, a questi monumenti. E quindi forse anche nella eh, rivalutazione di un turismo no, storico ambientale che eh, si può già vedere anche nell'ambito del Nuraghi ovviamente, ma anche in questi grandi allineamenti di dolmen, no? sì, di venir che abbiamo, abbiamo visto, parlato, certo. dove già alcuni luoghi sono valorizzati in questo senso. Mi fa piacere poter elencare alcuni luoghi. Eh, che sono già in questo tipo di contesto. Abbiamo detto Santa Cristina. Sì. Quindi la visita di un parco archeologico così interessante, dove ci sono presenti anche altri ambiti eh, architettonici monumentali, come so, anche il nuraghi, il villaggio per dire. Ma possiamo andare a Predio Canopoli e lo vediamo Predio Cianopoli a Perfugas all'interno stesso del paese. Quindi ti fa capire anche qual è no? il rapporto tra l'aspetto antico e l'aspetto moderno e quale oggi, appunto, il, il sardo di oggi dovrebbe riconoscersi, ricordarsi di preservare questo aspetto. Ma possiamo andare, come abbiamo detto, a Sud no, Ci sono anche stato, mi aveva colpito la difficoltà per raggiungere proprio il sito. Che è e quello voluto. È voluto. C'è cioè, da camminare è, tantissimo anche a una una cosa abbastanza ricca e quello abbastanza... è voluto appunto dalla cooperativa da coloro che hanno appunto effettuato lo scavo ed è secondo me una genialatta perché ti fa sì ovviamente è difficile non è diciamo per tutti magari come tipo di percorso ma ti fa immergere in un ambito eh, no, un paesaggistico e anche di erbe botaniche quindi ritorniamo ai nostri discorsi sì, sì. No, ecco che vediamo che forse questo ambito erbe, natura no? Animali, eh, medicamenti, diciamo così, monumenti: eh, è forse il veicolo maggiore per eh, conservare questa bellissima terra che noi abbiamo dalla storia antichissima e dalle bellezze architettoniche ecco lo ricordiamo su Tempiesu subito immediatamente in periferia di Orune se non sì male. sì 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 oltre diciamo che forse oltre il Camposanto Santo c'è l'ingresso esatto in esatto. quel aspetto. non dimentichiamo Santa Vittoria di Serri non dimentichiamo Irru di Nulvi, che è particolare perché non presenta la scala e quindi è particolarissimo come la scala monumentale quindi è particolarissimo come, come monumento eh, ma ce ne sono tanti altri, anche non sono in zona di Cagliere, per esempio vediamo Nuragus, eh, posso Sacro Coni, eh, Tattino Ma ce ne sarebbero tanti, insomma. Alcuni dicono che sono meno di 50, altri dicono che sono anche più di 100. Questo è comunque il modo e il momento per molti sardi di riappropriarci, diciamo così, no? della voglia di conservare, di aiutare, soprattutto le, poi le autorità competenti, in questo caso, quindi la superintendenza, di essere presenti anche come sardi nel territorio. Consentimi di dire che sarebbe opportuno che questi patrimoni che abbiamo naturali potessero essere davvero valorizzati anche da un punto di vista turistico. In alcuni casi ci stiamo riuscendo, è nominato Santa Cristina che eh, fa dei bei numeri in termini di visite turistiche, ma sarebbe opportuno anche che anche tutti gli altri, magari quelli più piccoli, magari quelli più nascosti, potessero essere valorizzati a dovere. E vero. E vero. Va bene, settimana prossima. La settimana prossima andremo un po' in giro per il mondo. Grazie a un sardo. Ah, ci dobbiamo spostare da qua? No. Eh, diciamo che paradossalmente si parte proprio da Sassari. Ah. E vi racconterò una storia che, insomma, sto definendo anche un libro su questo, quindi particolare. Benissimo. Allora, amici a casa, per sabato prossimo preparate le valigie perché Bruno ci porterà a fare un giro da qualche parte, non sappiamo dove. Per quello, portatevi tutto l'occorrente, abbigliamento leggero e abbigliamento pesante. Non <ride> si sa mai che ci porti o in quota o al mare. Grazie, Bruno, anche a voi a casa. Grazie per essere stati con noi. www.teleg.tv. Era la bellina.